Buongiorno, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Mi è stato richiesto di fare un What's on my phone e quindi sono qui con il mio cellulare. Io ho un Samsung 7S Edge e questo è praticamente il telefono. Ho una custodia che mi si è spaccata perché mi è caduta 3-4 volte, quindi mi si è spaccata proprio qui al centro e fa un po' questo gioco qui, ma ce la teniamo perché va bene lo stesso. Dietro io ho praticamente questo pezzetto di washi tape che ogni tanto metto sulla videocamera quando navigo online. Lo so, sono paranoica, ma ho visto non mi ricordo dove, uno speciale sulla televisione mi sembra, che praticamente vi possono, diciamo, osservare tramite connessione internet, e quindi quando sto online spesso metto il pezzetto di washi tape sulla videocamera. Lo so, sono paranoica, ma questo fa parte del kit del telefono. E quando vado ad aprire il mio telefono, praticamente come salva schermo, diciamo come desktop, io ho una mia immagine con il mio cane. Ho suddiviso allora la home page per cartelle, perché non mi piace il telefono pieno di, diciamo, di icone, di immagini che non ci si capisce niente. Difatti, andando di qua, diciamo di qua, praticamente c'è solamente l'archivio, perché poi queste icone qui sono fisse. Infatti vedete, sia se io giro insomma le home, queste sono quelle fisse, però io poi quando vado a girare le tre pagine, ecco, poi qui per esempio non c'è più niente, perché proprio, vi ripeto, non mi piace il disordine. Per quanto riguarda la home page, come vi dicevo appunto, io ho suddiviso per cartelle. Allora c'è la cartella, allora voglio mettermi un po' vicino per farvelo vedere. Allora c'è la cartella Google, dove praticamente dentro abbiamo tutte le applicazioni diciamo che si riferiscono appunto al canale, il server, ecco, Google. Io ho tutte queste applicazioni che fanno parte proprio di Google. Una parte le ho trovate già nel telefono quando mi è stato regalato da mio marito, e una parte le ho inserite io, tipo il Google Maps, che per me è vitale, e o Chrome, che comunque mi piace tanto connettermi tramite questa applicazione. Poi per quanto riguarda invece questa cartella, un attimo che non ci becco. Allora, questa è, l'ho chiamata giochi e musica. Praticamente l'unico gioco che ho scaricato e tenuto nel tempo è Jewel Pop, questo Jewel Mania Pop, che è praticamente una sorta di Candy Crush di noi altri, che poi, ecco, vedi, non vedete, non c'entro da una vita, e adesso mi esce pure ritira il premio. Vabbè, facciamone uno giusto per far vedere. Che fortuna, 50 monetine che non becco mai, vedete, portate fortuna. Ecco, insomma, il gioco è questo e mi piace, insomma, ce l'ho ancora in memoria. Poi ho il Samsung praticamente Music, che è proprio l'applicazione del Samsung, dove io ho appunto scaricato delle canzoni un po' più quelle che ascolto sempre, che mi piacciono tanto ascoltare, e ce l'ho sempre, diciamo, ce l'ho sempre qui, anche se ultimamente ho scaricato Spotify, l'applicazione della musica, che adesso, vabbè, mi dice che sono offline, quindi non posso farvi vedere dentro, ma penso che la conosciate come applicazione, e io quando mi alleno spesso e volentieri metto su appunto Spotify. Poi ho la cartella salute. Nella cartella salute ho delle applicazioni diciamo un po' personali. Allora, ho il Samsung Health, che praticamente sarebbe il mio contapassi, oppure sia quando cammino, quando corro, che quando vado in bicicletta io lo metto online, cioè nel senso mi connetto, metto il GPS attivo e mi vedete camminata, corsa e ciclismo, praticamente mi monitora, e quindi lo trovo molto comodo. Poi ho scaricato LifeSam, ovviamente è sempre la versione basic, non è quella a pagamento, dove seguo la dieta classica, e quindi qui inserisco tutte le, diciamo, quello che vado a mangiare nel giorno, quanta frutta e verdura mangio, e gli snack, gli spuntini appunto che faccio, e l'attività fisica che vado a fare durante la giornata. E lo trovo molto utile e mi piace anche come è fatta l'applicazione. Woman Log è un'altra applicazione che uso da una vita, praticamente conta i giorni per noi donnine del ciclo. Ecco, oggi è 18, sono praticamente ancora in
in fase ciclica, e quindi c'è la divisione dei mesi, potete scegliere l'immagine del desktop, ce ne sono alcune gratuite, altre a pagamento, ma io non faccio niente a pagamento, uso sempre tutte le applicazioni basic. Poi vabbè, c'è la calcolatrice che è data, diciamo, proprio dal Samsung, la Memo, che sarebbe dove scrivere appunti, che è dato sempre da Samsung, così come l'orologio. E poi ho scaricato questo controller. Praticamente è un'applicazione dove io non vi farò vedere appunto dettaglio e cronologia, perché sono cose personali, però tramite le impostazioni potete impostare il tipo di peso, l'unità di altezza, l'unità di energia, e potete anche scrivere, ecco, io mi sono chiamata guerriera, e potete anche scrivere praticamente quali sono i vostri obiettivi di perdita di peso, da che peso partite, quanto siete alte, insomma tutte queste informazioni qui. Qui sull'aiuto praticamente trovate tutte le FAQ, insomma, se avete delle domande in merito all'applicazione da fare, insomma io la trovo un'applicazione molto molto utile, anche questa la uso da quasi un annetto. Poi per quanto riguarda l'ultima cartella del, diciamo, che ho in alto, ci sono i negozi. Nei negozi io ho l'applicazione di Bottega Verde, perché comunque mi arrivano dei coupon omaggio, oltre a quelli che arrivano a casa in maniera postale, e anche qui mi attendere prego, perché non è collegato online, però vabbè, ci sono praticamente tutti i negozi che fanno parte della catena, insomma, comunque mi trovo abbastanza bene come applicazione. Ho poi l'applicazione della Wind, e ovviamente non ci entro perché c'è il mio numero di telefono, quindi poi diventerebbe di dominio pubblico, e ho l'applicazione della Lidl, che adoro, e anche questa non ve la posso mostrare perché appunto non sono online. Comunque io l'ho scaricata tramite internet, né più né meno. Qui c'è la rubrica di tutti i numeri telefonici, qui c'è la camera dove appunto io faccio foto e video, la galleria delle foto e il calendario, che sono comunque applicazioni che ti danno in dotazione con il telefono. C'è appunto il telefono per far partire le telefonate, che è collegata alla rubrica, i messaggi, quindi i classici SMS prima dell'avvento di WhatsApp. Poi c'è editing video, questa è una cartella interessante che io utilizzo quando praticamente non sono in casa e non posso ovviamente editare video e immagini tramite i programmi che ho sul PC. Allora, l'icona è questa, se vi interessa scaricare, perché comunque ha un nome abbastanza lungo. Quando entrate dentro praticamente trovate il modo di lavorare le fotografie con i collage, come anche se volete fare un editing su un'unica foto. Avete poi gli effetti, diciamo, della camera, quindi insomma potete sbizzarrirvi con vari effetti sia sulla fotografia che sui video, e così anche insomma gli emoji da applicare su ogni fotografia. Questa è un'applicazione che mi piace molto e la sto utilizzando da qualche mese. Poi ho il classico Movie Maker, che praticamente è l'applicazione che si trova sopra ai PC, quelli Windows 8, Windows 10, e l'ho anche scaricato perché è molto intuitivo e basic. Poi ho trovato questa applicazione che si chiama Media Converter, praticamente mi fa convertire i video in MP4 quando faccio dei video, che poi però devo convertire, altrimenti non me li fa caricare su YouTube. E poi c'è Filmora Go, che prende l'applicazione proprio per il telefono, anche questa è molto utile. Io, perché ho proprio Filmora Wondershare per quanto riguarda il PC, ovviamente ho acquistato il programma, che dura un anno, e questo è il secondo anno che sono, insomma, sto utilizzando questo programma, e mi trovo molto bene per editare video, e quindi l'ho scaricato anche sul telefono. Poi qui c'è la cartella dei social, quindi ho Instagram, poi ho WhatsApp, Weber,
Poi vabbè, ho la connessione a internet diretta sulla mia pagina YouTube e ho Pinterest, poi ho l'applicazione di Wish perché spesso acquisto anche tramite l'applicazione e poi ultimamente ho scaricato Call Recorder che praticamente vi fa registrare le telefonate sia in entrata che in uscita. Lo trovo molto comodo, perché poi e questi quindi quella cartella diciamo dei social. Poi qui ci sono le applicazioni che abbiamo, che diciamo sono comprese nel telefono, tutte quelle che vi ho già mostrato. Qui insomma ci sono tutte le altre applicazioni che poi sono quelle che vi ho fatto vedere, però sono sparse, non si trovano sotto alle cartelle. E poi abbiamo anche tutte queste PowerPoint, Excel e Word, che sono tutte le applicazioni appunto di Windows 8, 10, insomma quello che è, che comunque fa parte anche di Android. Come antivirus io uso questo scaricato AVG, che è gratuito, quindi ti scansiona, ti dice se rileva effettivamente malware o comunque se ci sono dei virus nel telefono, te lo dice e poi basta. Poi sono finite le applicazioni. Allora adesso vi mostro pure come è fatto il telefono senza custodia. Allora il telefono è così, di questo colore dorato, e mi piace molto perché ha i bordi qui che scivolano, cioè non sono definiti, sono vedete, praticamente vengono per giù, e infatti questa è la particolarità dell'Edge, che praticamente non ha il telefono con i bordi alti ma ce l'ha con i bordi scesi ed è molto molto delicato, infatti mi sguiscia tantissimo. E poi come vedete è molto molto sottile, questa forse è l'unica cosa che non mi fa impazzire di questo telefono, il fatto che sia così slim. Eccoci qua. Quindi insomma questo è il mio telefono, quindi spero che il video vi sia piaciuto, grazie per averlo guardato e niente, con questo è tutto, io vi saluto, vi rimando al prossimo video, ciao!